Cari lettori di pianetasmart.it e amici delle recensioni di Guerzo 86, guardate cosa ho tra le mie mani, questo è Huawei P8 Lite in versione 2017. Visto che non sono ancora riuscito ad avere un sample, allora con Nicola di Mastman abbiamo deciso di acquistare per voi questo dispositivo, visto che siete stati in tantissimi a chiedere la video recensione. Quindi ecco qua, siamo qua insieme per parlare di questo smartphone interessante, prestante, ma soprattutto finalmente uno smartphone che appena lo prendiamo in mano, prima lo leviamo dalla nostra scatola, abbiamo Android in versione Nougat a bordo, quindi davvero un'espressione di software, ma soprattutto un'eleganza di questa nuova Emotion UI 5.0. Andiamo anche a vedere come è costruito questo P8 Lite 2017. Nella parte inferiore troviamo l'ingresso del cavo USB, USB classico, quindi 2.0, nonché lo speaker e il primo microfono, mentre nella parte destra bilanciere del volume e tasto di accensione. Nella parte superiore troviamo il jack da 3,5 mm per le nostre cuffie e il secondo microfono per la rimozione dei frusci e dei rumori ambientali. Una parte sinistra che nasconde il carrellino dove possiamo andare ad estrarre chiaramente il nostro carrello, dove inserire una nano SIM e un'espansione di memoria tramite la classica micro SD. Nella parte retro del dispositivo troviamo il sensore biometrico per andare a sbloccare il nostro device, troviamo la fotocamera da 12 megapixel, il logo Huawei con qui accanto alla fotocamera un piccolo flash. Invece nella parte frontale troviamo il display da 5.2 pollici di tipo IPS con una risoluzione Full HD, ecco già uno dei primi passi in avanti su questo display rispetto al precedente P8 Lite, display che lo vedete adesso in controluce, l'ho appena pulito da circa 10 minuti, intanto vedete anche il LED che sta pulsando, non è assolutamente olofobico ed è uno dei principali svantaggi di questo dispositivo. La fotocamera frontale da 8 megapixel, molto buoni i selfie, e poi abbiamo chiaramente la griglia del altoparlante di sistema, ovviamente per le nostre conversazioni. Sotto la scocca batte un Kirin 655 con 3 GB di memoria RAM a bordo, questo fa sì che l'interfaccia rivista e devo dire davvero una delle mie interfacce preferite in questo momento, visto che l'ho criticata tantissimo come interfaccia, ma finalmente vediamo un qualcosa di diverso, finalmente un qualcosa di molto più Android, lato stock e meno cinese. Davvero questa Emotion UI 5.0 è una dei vantaggi di questo smartphone, come lo è anche negli ultimi targati Huawei. Vedete proprio come è fluido, sempre prestante questo smartphone, ma non che appare anche finalmente l'app drawer di tutte le applicazioni. Insomma, su questo dispositivo finalmente non ho sentito la necessità di andare a installare un launcher alternativo come per esempio potrebbe essere Nova. Il sensore di luminosità e prossimità funziona molto bene, questo è il menu contestuale davvero ampio, ricco di funzioni ma soprattutto ricco di interazione per l'utente, possiamo attivare chiaramente tante modalità e vi faccio vedere anche le info sul dispositivo, vedete la luminosità come si alza perché ovviamente abbiamo dei fari qui in stanza e c'è la possibilità di entrare nella versione software, eccola qua, Nougat che prende forma, lo possiamo vedere intanto nel menu multitasking dove si può tranquillamente andare ad attivare la modalità a metà display, dove inserire due applicazioni, una nella parte sopra, l'altra nella parte sotto, ma si vede anche nella tendina delle notifiche, eccole qua, vedete, in classico stile Nougat, quindi ottima davvero questa implementazione da parte di Huawei. Questa è diventata, una volta era la mia interfaccia diciamo che non apprezzavo, che non ho mai apprezzato, adesso è un'interfaccia che davvero rinasce sotto Android Nougat, davvero complimenti per questa tipologia di interfaccia targata Huawei. Lato ricezione è davvero un campione, perché lui prende molto bene ma soprattutto riceve bene, l'interlocutore ci sente benissimo, mai avuto un problema in queste settimane di test, insomma davvero un telefono di livello ma soprattutto da esempio verso la concorrenza, perché le chiamate sono davvero importantissime in un telefono e lui va molto molto bene. Speaker mono per quanto riguarda questo telefono, ma davvero funziona bene, si sente sempre bene, ma soprattutto audio corposo, davvero alle volte
ci siamo quasi impressionati proprio per la potenza del suo speakerino, soprattutto non abbiamo fondamentalmente mai perso una notifica, e questa non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Andando a parlare di fotocamera, 12 megapixel quella posteriore, 8 megapixel la frontale, buoni foto selfie, buone scatti, chiaramente quando cala un po' la luminosità si fa leggermente fatica, diciamo che nella norma comunque un'ottima fotocamera visto anche la fascia di prezzo. Adesso vi faccio vedere qualche scatto e qualche video che ho girato con questo smartphone. Allora ragazzi, questa è una prova video con la fotocamera posteriore di Huawei P8 Lite 2017. Video ovviamente in full HD. Vediamo se il cane non mi fa ammazzare facendo questa pettata. Ok, mi sembra molto buona a livello di qualità. Facciamo anche un piccolo controluce. Ok, ci siamo. Giornata direi davvero incredibile. Si sta benissimo. Abbiamo anche le margherite, quindi direi ottimo. E ora passiamo a quella frontale. Ecco, questa invece è la fotocamera frontale, sempre di P8 Lite 2017. Facciamo un po' di controluce. Muoviamo un po' per vedere quanto è fluida la messa a fuoco. Ci dovrebbe essere, quindi dovrebbe essere un'ottima messa a fuoco. Quindi direi abbastanza, a vederlo allo schermo, direi abbastanza buona, ecco, questa sia la posteriore che la frontale per quanto riguarda questi video, vloghettini al volo. Ok ragazzi, ci aggiorniamo. Ragazzi, che assolutamente ci convince, l'unico neo è questo display, lo vedete, non tanto olofobico, ottima risoluzione, ottima la leggibilità sotto la luce diretta del sole, 5.2 pollici è la misura ideale. Ho girato questa recensione, vedete, proprio con la impugnando il dispositivo e non utilizzando mai due mani, funziona bene, la scrittura è sempre ottima ed è comunque un cellulare assolutamente piacevole. Alle volte, quando si guarda il listino, potrebbe anche non sembrare davvero un telefono da questa fascia di prezzo. Noi lo possiamo trovare nei negozi a 249 euro, negli store online addirittura è calato, l'ho visto anche a 199 euro. Insomma, davvero un ottimo prodotto, soprattutto un best buy. Aspettiamo il suo fratello assolutamente maggiore, speriamo che davvero l'ufficio stampa italiano mantenga le promesse di inviarci questo Huawei P10, perché veramente non possiamo sempre non arrivare con le recensioni di questi prodotti, perché ancora una volta Huawei ha fatto un dispositivo secondo noi prestante a livello di fotocamera, a livello di batteria. 3000 mAh, sono arrivato a 5 ore di display attivo su una base di 16 d'utilizzo, soprattutto con 1 ora e 10 di chiamate. Insomma, è un piacere utilizzarlo come cellulare. E quindi ragazzi, io come di consueto promuovo anche questo prodotto da parte di Huawei, con la speranza di vedere, vi ripeto, su questi canali, perché ce lo meritiamo, anche Huawei P10. Per oggi è tutto ragazzi, e noi come sempre ci sentiamo nei prossimi video.